Quindi raccontare zero. No, perché hai detto relazione. Io credo che zero alla fine sia su questo, perché partiva dall'idea proprio del imparare a relazionarsi senza aggrapparsi alle cose, cioè poter stare senza per forza dover sì aggrapparti o... È chiaro che qui si vede che tra un uomo e una donna, poi noi siamo anche una coppia, però quando è nato nella testa era più proprio per la persona, quindi potrebbe essere aggrapparsi alla propria famiglia, aggrapparsi a qualcosa, ad un credo, aggrapparsi ad una persona, aggrapparsi a un animale, sai, questa cosa che comunque è creare una relazione di dipendenza da una cosa che è bello, però lascia delle cose inconcluse, penso, con se stessi. Quando vai riempendo delle cose magari attraverso appunto queste relazioni troppo strette. La parola lasciare andare mi girava molto per la testa, perché si dice sempre lasciare andare. Dice se mai significa sto lasciare andare, ho capito, però tutti dicono just let go, lascia andare, però lasciare andare è una cosa difficilissima per me. Cioè se veramente lo fai onestamente, ogni giorno, cioè è una sfida quotidiana quella di lasciare andare delle cose e accettare che comunque magari sei anche un attimino perso o non sei più stabile o self-confident, però magari sei più vero in quello, comunque riesci a magari ad avvicinarti un pochino di più al centro, al tuo proprio centro, forse era anche quello. Quindi tutto poi alla fine è venuto con il tempo, anche l'idea dell'isola, quindi di questo centro dove le cose succedono lì e poi piano piano, perché magari ci si vuole sfidare un po' di più, è venuta proprio questa immagine dell'essere un po' interrati nel proprio giardino, la tua piccola aiuola, e ti interri lì e tutto va bene, per un attimino che ti sporgi le cose cominciano già a non essere più così sicure come pensavi che fossero. E quindi c'era anche l'immagine tra di noi, le nostre braccia sono le nostre radici, e il radicarsi nell'altra persona, per radicarsi ti dà stabilità, però sono radicata ma allo stesso tempo sono anche in qualche maniera non bloccata, però semplicemente più complicato. Beh, dall'inizio alla fine io avevo questa sensazione di tornare, perché alla fine è un po' tutto un po' anche simbolico, magari non abbiamo mai lasciato veramente quel punto, succedono delle cose e rimane il percorso, no, di tutto quello che è successo, e dall'inizio alla fine è cambiato qualcosa, drasticamente è cambiato qualcosa, anche se ci ritroviamo nello stesso punto, l'atmosfera è diversa, perché all'inizio è molto calda, molto più... Cioè, io quando comincio, al di là delle tensioni del fatto che c'è un pubblico e quindi una performance, però sto bene lì dove sono, cioè no, la sensazione dell'inizio è più calda, più armonica, e dopo tutto quello che è successo, quel ritornare in quel punto non è così, quello che è successo tra di noi anche, ha una tensione diversa. Quella tensione è data da quello che vedi, no? Da tutte queste tracce che abbiamo lasciato, questo un pochino cercare di riprenderci o avere paura, no? Del dover stare completamente da soli. Succede anche nello spettacolo e alla fine cambia da spettacolo a spettacolo, cambia anche la maniera in cui finiamo a seconda di come è andato il viaggio, però c'è una consapevolezza perché ho dovuto attraversare tutto il percorso. A volte ho l'impressione di voler rimanere ancora molto attaccata a lui, a volte invece sono pronta a lasciare andare molto presto, è veramente sempre molto diverso. My name is Aya Toraiwa. I am a dancer born in Japan, and currently I base myself in Berlin after having studied in England. I work as a freelancing dancer in different projects, as well as create and perform dance myself. When I make dance, right now I am interested in exploration of how bodies shift between being objects and being a space where an event happens, and how a body becomes a medium of communication. This time, I had an opportunity to perform a solo dance piece called Miss Canvas and Blackbird. It started off with a theme of migration. I began collecting many words that surround the topic of migration from different perspectives.
These words were generated after having reflected upon my personal experience of being a migrant for many years, as well as recalling stories from friends who are migrants. Movement of migration on global scale and behaviors of migratory animals were also taken into account. I will share some of the examples of keywords that came up. Smelling the world, departure, time to go, long journey, hesitant travel, continuity, homeland, mother, new land, waiting, internal weather, listening to the pool, nostalgia, the weight of the past, common ground, to be accommodated, a lost child, signs of love, and there were many more. Then in the studio, I experimented on embodying some of the keywords and phrases. The piece has been made as if to make a collage out of these words. However, the main idea that pulled the piece together was reaching out towards the other, towards the unknown. Because I thought, okay, migration is an act of reaching towards the other side with the whole body and mind until you arrive on the other end. I thought every one of us who migrates has a hope, at least, and maybe trust that when we arrive, the other side would catch you and would be accommodating, would be loving. So this is a piece that continues to reach and reach with both terror and wonder of unknown, despite the heaviness of body. Io, come appunto formazione, ho una formazione d'artista visivo, quindi ho fatto pittura, ho fatto belle arti, poi trasformato questa idea di pittura, disegno, eccetera, in movimento, cioè questo è stato un po' il passaggio. Quindi come lo spazio diventa in realtà una tavolozza, come posso dire, cioè una superficie. Il disegno, per assurdo, è un gesto di movimento e la performance è in realtà un gesto che lascia un segno. Però, cioè, il mio lavoro non è un lavoro di pura danza contemporanea, è molto legato al visivo, alle arti visive, quindi rimane sempre questo background, cioè, quindi non, anche quando lo faccio altri lavori, eccetera, tendo sempre a comunque mantenere una traccia visiva molto forte, perché arrivo da là e il mio segno è quello. E invece su questo lavoro è... Sì, però praticamente è da diversi anni, ormai quasi, sì, diciamo 10 anni, che mi occupo di città, spazi urbani, nello specifico di come gli spazi urbani possono essere rappresentati e come vengono rappresentati. Quindi c'è tutto un discorso anche critico rispetto a che cos'è lo spazio urbano, come viene rappresentato lo spazio urbano, ma anche come la rappresentazione stessa dello spazio urbano poi influisce nel nostro fruire lo spazio urbano. Emerge che cosa l'impossibilità della mappa di raccontare lo spazio, perché la mappa è un codice di rappresentazione che è oggettivo, tra virgolette, che racconta soltanto una modalità. Immagina Google Maps, che è ormai diventato lo strumento che usiamo tutti per navigare. Dal mio background di arti visive, performance, eccetera, mi sono avvicinato molto di più a questo discorso anche politico. Quindi negli ultimi 8 anni ho vissuto a Hong Kong e ho sviluppato una ricerca molto più specifica sulle metropoli. Lo spazio urbano non è esclusivamente legato alla città, ma lo spazio urbano è performato, in qualche modo viene azionato dai corpi che abitano la città. Quindi lo spazio urbano in realtà non esiste, ma esiste nel momento in cui tutti noi performiamo la città. L'urbano è l'umano, per assurdo. Quindi l'urbanità è qualcosa che non abita le città, ma abita nei corpi delle persone. Quindi l'urbanità te la ritrovi anche nei luoghi più impensati, lontani dalla città. Queste scarpe che hai addosso sono delle Adidas, che fanno parte di un urbano. E come posso dire? È tentacolare. Penso alle performance come dei notebook, cioè come degli sketch. Sono degli appunti visivi o appunti performativi, mi piace chiamarli reportage performativi, in cui fisso delle cose e le racconto. Il lavoro che abbiamo visto oggi è in qualche modo un racconto di queste impressioni di viaggio che ho raccolto durante il mio stare a Hong Kong, che un po' riassumono questa idea di città oggettiva in una griglia, no? In qualche modo ordinata, poi una lenta trasformazione, una miniatura o un focus verso una dimensione più umana, immagini finali.
finale sono quattro corpi. Cioè io che divento quattro cose diverse. Il titolo sottintende questa idea di curva, no? Di wave. Questo lavoro era nato su nero con oggetti bianchi, quindi ho riscritto completamente lo spettacolo da zero e inserendo l'ultima parte di questi fili di lana con i piombi da 15 grammi. Alla fine capisci che le differenze tra le varie realtà dove ti trovi si stanno sempre di più assottigliando, cioè sono sempre meno, quindi tu hai degli elementi ricorrenti, continui, che confermano l'idea che l'urbanità in realtà si sposta. Tu, io, siamo vestiti esattamente come un'altra persona dall'altra parte del mondo. Tu dirai la banalità della globalizzazione, però manteniamo una sorta di unicità, cioè io sono diverso da un altro. Quindi c'è una sorta di doppio binario, in questa griglia perfettamente modulare, ripetitiva, all'interno invece emerge quella personalità. Ma allora dove ci posizioniamo noi nella città? Cioè, qual è il nostro ruolo in questa città? Ci facciamo disegnare lo spazio da altri o siamo noi a... Qual è il nostro sguardo rispetto alla città? Non è sempre necessario spiegare. Se il lavoro funziona, funziona anche perché visivamente c'è.